Buonasera, sono Massimo D'Aleva. Cin cin. L'ho preso perché una ragazza che conosco, magari la taggeremo, Valentina Kermit, l'ha Certo. consigliato. E ho detto bello, lo voglio e l'ho preso. Di Al di braccio. braccio, ovviamente. 6,963. Sì. E poi questo perché mi piacciono le catastrofi. E questo è un libro che parla di catastrofi, di un vulcano che sta per esplodere, solo che all'interno ci hanno costruito una base termonucleare, quindi rischia di fare un macello, l'apocalisse, la morte della vita, la vita che muore, muore vita. E quindi wow, deep, fuori di testa. Allora, c'è il diluvio universale là fuori, quindi io non ho idea di cosa possiate sentire. E, mi scuso già in anticipo per le immagini molto brutte e precarie di questo video, che non so neanche che forma né che titolo avrà. Tendenzialmente sono a Varsavia, e già fa ridere così, però sono a Varsavia per un ottimo motivo con un mio amico che probabilmente se mi seguite su altri canali avete già intravisto, perché è lo scrittore Filippo Pasqui, nonché mio amico di lunghissima data, ci siamo conosciuti più di 10 anni fa. E ultimamente siamo stati parecchio insieme perché abbiamo portato in giro il suo terzo libro, il suo romanzo Vasto Devasto, in giro per l'Italia in una serie di presentazioni. Io praticamente lo introducevo e gli facevo le domande e ovviamente lui rispondeva e siamo stati veramente Parma, Napoli, Padova, Roma, Milano ovviamente, Frosinone e sicuramente me ne sono dimenticata qualcuna. Che dire, non è la prima volta che viaggiamo insieme, tra l'altro poi Varsavia è solo una città di passaggio perché domani prenderemo un aereo molto più impegnativo per la Cina e quindi questo vuole essere un po' il tentativo di raccontare quello che andremo a fare, non tanto il viaggio in sé perché ci sono insomma altri creator che trattano di viaggi e lo fanno molto meglio di me che sono una poretta sprovveduta che fa tutto a caso, quanto un viaggio dal punto di vista delle nostre letture che... Sì, insomma, siamo entrambi dei lettori un po' in crisi perché non abbiamo molto tempo di leggere e di solito utilizziamo il viaggio, che è insomma un periodo spoglio di necessità sociali, per leggere, anche solo l'essere chiusi in una scatola di metallo come un aereo per 10 ore, come sarà domani, potrà essere un'ottima occasione per, insomma, sfoltire un po' la TBR che ci siamo costruiti. Nel frattempo, noi abbiamo mangiato e bevuto tantissimo, ovviamente vi lascerò un po' di immagini di quello che sarà, e ci siamo portati entrambi un po' di libri, ve li svelerò man mano i miei. Ma io sono andata avanti intanto nelle prime 2 ore di aereo con I giorni di vetro di Nicoletta Verna, pubblicato da Einaudi. Era un libro che io avevo già iniziato, non l'ho iniziato oggi, però conto di finirlo domani. Dal Kindle sono 370 pagine, quindi nella realtà saranno 400 qualcosa. Ed è assurdo perché è un libro che ho iniziato totalmente al buio, attratta dalla copertina, ammetto. Io non so per quale motivo mi ritrovo spessissimo a leggere titoli che hanno in copertina magari un volto femminile. È successo anche con Tutto è meraviglia di recente, un titolo che non ho particolarmente apprezzato, pubblicato da Mondadori, che è stato l'esordio di Anne Napolitano. Ma io sono rimasta ipnotizzata da questa donna in copertina, da questi colori che non lo so, è un libro che ho sentito subito mio, nonostante non fosse assolutamente un libro nelle mie corde, e nonostante poi comunque l'abbia letto tranquillamente, senza neanche troppa fatica, però poi alla fine mi ha lasciato un po' di insipidezza, che non credo neanche sia una parola, però scusate, è molto tardi. Detto questo, I giorni di vetro è uno spaccato d'Italia.
si parla della fine del fascismo in questa provincia toscana. Ci sono queste due protagoniste femminili, le cui storie immagino poi si intrecceranno. E nonostante sia una storia di fantasia, perché è un romanzo, i personaggi sono del tutto inventati, però è assurdo come è verosimile, come le storie di queste donne si intrecciano così bene alla storia d'Italia, da poter essere tranquillamente una storia vera. Tra l'altro, poi io sto anche ascoltando in audiolibro ultimamente la storia di Elsa Morante, e sono reduce anche, insomma, dalla visione delle due parti della serie di Valeria Golino sull'Arte della Gioia di Goliarda Sapienza. Quindi sono un po' nel vibes di la storia italiana filtrata da storie inventate femminili, e questo libro qui, di cui non sapevo niente, veramente l'ho iniziato completamente a caso, si incastra perfettamente in questa cosa. Detto questo, sì, lo finirò domani, ve ne parlerò meglio se avrò la forza, se avete jet lag e le cose, ma sono troppo contenta di aver intrapreso un viaggio del genere, perché era tantissimo che non facevo un viaggio così lungo, un viaggio così impegnativo. L'ultima volta è stato inizio 2023, che ero stata negli Stati Uniti. Poi sì, sono stata un po' in Marocco, sono stata a Gerusalemme, a Tel Aviv, sono stata in Turchia, quindi non è che non abbia viaggiato, però una cosa proprio tipo prendo e vado dall'altra parte del mondo mi mancava da tantissimo. E sono anche contenta di farlo con Filippo Paspi, perché uno è un mio carissimo amico, due è anche una persona che rispetta molto i miei spazi, i miei ritmi. Siamo due persone che sanno parlare molto, ma sanno anche molto stare in silenzio. E abbiamo già testato numerosi viaggi insieme. L'anno scorso, per esempio, abbiamo fatto una crociera nei mari del nord. Tra l'altro, eravamo capitati anche quella volta in Polonia. Io veramente ogni volta non programmo mai di essere in Polonia, ma per una cosa o per l'altra ci capito. In questo caso a Varsavia per lo scalo per il volo della Cina, che sarà poi effettivamente domani. Quindi spero di regalarvi immagini esteticamente migliori domani, e anche l'audio, che non so quanto sentirete, visto che veramente c'è tantissima pioggia là fuori. Dopo, se mi ricordo, ve la faccio anche vedere. E grazie, se mi seguirete avrete la pazienza di vedermi così sfatta anche questa volta. Ok, che libro hai letto, Pasqua, in aereo? Ops. Buonasera, ho letto Eruption, che è la storia di questo vulcano che esplode e fa un casino della Madonna. Ed è figo. Mi piacciono le storie catastrofistiche. Dell'autore di Jurassic Park. Sì, che però a quanto pare non l'ha finito, quindi l'ha finito un altro autore che non mi ricordo manco il nome. E se non mi ricordo Ma manco il perché è nome, morto? Perché? boh, secondo me forse è morto, chi lo sa. Lo sapremo solo vivendo o leggendo su Wikipedia. Quindi magari più tardi leggerò su Wikipedia e capirò perché l'autore di Jurassic Park non ha finito di scrivere quel libro. Probabilmente gli faceva talmente tanto cacare che ha detto basta. Sai che capita, è una cosa da scrittori, eh? A un certo punto te inizi un libro e dici che merda. A te succede? Se costantemente. Cioè, tu hai un sacco di inizi che poi non porti avanti? Sì. Anche adesso. Adesso da un po' che non scrivo, però dovrei, in questo viaggio in cui ho tempo, dovrei mettermi a scrivere il quarto libro Posso farti ufficiale. una domanda? Non so neanche se la usiamo sta roba. Io voglio fare un video di noi che leggiamo. Tipo tu l'anno scorso hai letto tantissimo, Questa è no? vodka. Vodka. Tu hai letto tantissimo l'anno Sì. scorso, ti ricordi? Sì. Hai letto tipo 100 e passa libri. Ok? 92. Mentre quest'anno Una meno. merda. Meno di 30 E per ora. vabbè, sei stato impegnato, possiamo dire che hai iniziato una nuova relazione, è stato Ho tutto molto. aperto un Hai aperto un negozio. negozio, Casino. c'è la vita vera in mezzo, va bene? Quindi è comprensibile. Ma cosa ti è mancato? Cioè, tu non hai letto e quindi. E quindi ho dovuto dare più attenzione alla vita vera piuttosto che a
ad avere tempo per fare cose come la lettura, e purtroppo è una merda. Quando è così. E perché è una merda? Cioè, che cosa ti dava la lettura? Perché non hai tempo per leggere quando devi stare, alzarti presto la mattina e tornare a casa la sera distrutto, perché magari hai dovuto salvare il mondo. E quando hai tempo per leggere, come stai? Una farfallina. Un fagiano che vola in alto nel cielo e fa... Come? Buongiorno, allora, siamo in Cina ormai da 2 giorni, provo a mettere il microfono forse dall'altra parte, o anzi lo terrò in mano come Gips, e vi giuro è come se fossimo stati assorbiti in un mondo parallelo dove tutto funziona un po' al contrario, non si capisce molto. Tra l'altro poi loro hanno un sistema, un'app del telefono che loro usano sia per la messaggistica, sia per i pagamenti, sia per prenotare delle cose tipo i mezzi pubblici, il volo, gli robe. E ovviamente se tu i mezzi pubblici li prenoti su altri siti hai dei prezzi maggiorati. E quel sito lì però è solo in cinese, e lo puoi installare solo se hai un garante cinese, solo se qualcuno ti approva la tua banca però dalla Cina. E quindi veramente noi siamo mossi tramite i nostri contatti in Italia per avere tutte queste cose, ed è difficilissimo perché io mi aspettavo in realtà molto più... Non lo so, ho viaggiato abbastanza, credo, ed è la prima volta dove veramente c'è una barriera linguistica così forte, dove anche dire no diventa un momento di crisi, perché dall'altra parte non sanno cosa vuol dire no, e anche questa cosa che sto facendo con la testa non ha minimamente significato. Solo il 6% dei cinesi sa l'inglese, ce ne stiamo accorgendo. Non è un problema, perché comunque stiamo riuscendo ad usare i vari traduttori, e a tratti è anche molto divertente, perché vabbè, vi racconterò poi un po' di cose, e così. Quindi per un po' sarà così. Poi in aereo, durante queste magnifiche 12 ore da Varsavia a Pechino, ho finito I giorni di vetro di Nicoletta Verna. E allora mi è piaciuto, perché è inutile dire che mi è piaciuto, è inutile dire che non mi sia piaciuto, scusate. Però vi ricordate quando vi dicevo che era verosimile? Ecco, cioè, perché ha cominciato a prendere proprio i tratti di una soap opera incredibile, e dove appunto ci sono queste due donne, una un po' insomma che ha avuto la polio da bambina, quindi che zoppica, che però la mettono in sposa a un super capo del mondo fascista che è un super stronzo, l'altra che si unisce ai partigiani, che si finge una prostituta in modo da poter sedurre questo tipo e poi ammazzarlo. Quindi in questo contesto queste due donne si ritroveranno, ok. Però veramente comincia ad avere dei connotati proprio melodrammatici, romantici, che sembrava una fiction Rai, e ha cominciato a darmi un po' fastidio. Poi non so se è il fatto di averlo letto quasi tutto di seguito, e quindi il fatto di, si dice, averne insomma un po' abusato, no? Perché ovviamente sei in un aereo, sei isolato, non hai altri stimoli, quindi ti tuffi al 100% nella storia, quindi può essere che questo abbia influito veramente tanto. Però allo stesso tempo ho letto qualche commento su Goodreads che appunto faceva notare questa cosa, quindi questa esagerazione proprio dei toni, questa cosa proprio poi anche tipicamente italiana, no? Cioè sembrava di avere a che fare proprio con insomma questa passione che sgorgava da ovunque, e invece, e quindi quella cosa quello sfondo storico che è molto accurato, con nomi reali, anche tutti i partigiani che vengono citati, si dice nella postfazione che comunque sono reali, eccetera, tutta questa cosa qua
perdesse un po' di significato se ci metti le storielle d'amore dentro, raccontate in quel modo lì, no? Perché no, che l'amore non possa essere raccontato, ovviamente. E quindi un po' questo. Poi, visto che avevo bisogno comunque però sempre di roba un po' leggera, perché stavo già cominciando a sfasare malissimo, ho iniziato, avete presente L'amore di Dolly Alterton, che chissà se riesco a farvi vedere, che è un libro che in realtà io avevo, cioè ho a casa anche in cartaceo, e, però ce l'avevo anche sul Kindle, e quindi ho detto vabbè sì, perché no, questo qua. È il terzo libro di questa autrice inglese che è diventata super famosa per tutto quello che so sull'amore, che mi era piaciuto molto. Questo per ora è la storia di una rottura tra due, però dal punto di vista di lui, quindi è un punto di vista un po' diverso, perché di solito non abbiamo punti di vista maschili, no? Per ora però questo punto di vista maschile è super simile a qualsiasi altro punto di vista femminile dei romance, un po' insomma la Dolly Alterton. Diciamo che gli altri due che ho letto sono molto sovrapponibili, sono più o meno a metà comunque di questo, e comunque vedremo. Lui mi sta molto simpatico in realtà, però continuo a non capire questa cosa, anche come l'hanno venduta, dove anche gli uomini soffrono per le rotture, cioè l'hanno venduta un po' così quando era uscito questo libro, però leggendolo io non sento questa forte differenza tra questo personaggio e uno dei precedenti personaggi di questa autrice, quindi sempre un po' al verde con i coinquilini, con 300 robe che non fanno loro in modo di non venire valorizzati nella società, che si ritrovano sempre in situazioni un po' strane, che hanno queste malinconie roccambolesche, tipo questo personaggio, Andy, mi sembra che si chiami, fa il comico e non vuole usare questa rottura per i suoi sketch, però tutti i suoi amici gli dicono di sì e quindi si creano queste cose, oppure tipo gli manca la sua ex e quindi si mette a cercare nella loro chat delle parole chiave in modo da poter rileggere magari delle cose sessuose che si mandavano, eccetera, e per sbaglio scrive all'ex, cioè tutto un po' così, che però sembra la classica protagonista un po' scemina dei romance, no? Che va benissimo, no? Però allora non vendermelo come un punto di vista rivoluzionario, perché per la prima volta vedremo come soffrono gli uomini, no? Vabbè, quindi questo è un po' quanto. Io sto aspettando il mio compare, che è andato a fare colazione, io mi sono svegliata un po' più tardi oggi, dovremo fare un giro, fa caldissimo, e tra l'altro lui sta leggendo il libro che avevamo mostrato, quello dei vulcani, anche lui ieri abbiamo fatto 2 ore di autobus, ed era molto bello perché abbiamo condiviso questo momento di lettura. E che dire, noi ci vediamo, credo, spero stasera, che vi aggiorno un po' su cosa sta succedendo. E tra l'altro poi io mi sono portata dei libri cartacei, ma in aereo era tutto buio, quindi l'unica, se volevo leggere l'unico modo era questo, ed è un peccato perché, cioè, ho già un bagaglio molto limitato, li ho riempito di libri, non li leggo, insomma, vabbè, ci aggiorniamo. Quinto giorno di viaggio, questa è un po' la situa. Questa volta abbiamo un albergo molto figo, devo dire, e vabbè, abbiamo lavato un po' di vestiti. Filippo Pasqui è andato a comprarsi qualcosa da mangiare, io mi sono svegliata tardissimo, quindi ho fatto colazione, la vista fa cagare, quindi è solo la salsa bella. Io mi sono svegliata tardissimo e quindi non mangerò per ora, mangerò più tardi perché ho fatto colazione tipo 5 minuti fa, anche se ora di pranzo, e siamo a Xi'an, e ma forse ha più senso che vi mostro la faccia, cioè non so quanto senso avesse che vi mostrassi questa faccia, ma vabbè. Tra l'altro, quinto giorno qui in Cina, e io vi giuro, credo di non aver mai passato così tanto tempo tra Cina e Polonia senza minimamente truccarmi, vestendomi veramente così a caso, cioè è la prima volta che mi sento così barbona, tra virgolette, ma è allo stesso tempo anche molto liberatorio, come potrete immaginare. E
La Cina è un casino, nel senso che è super confusionaria, è tutto troppo, è tutto tanto, le persone sono tanto, i palazzi sono tanto, le distanze sono tanto, noi abbiamo sottovalutato tantissimo le distanze, nel senso che magari per spostarci da una parte all'altra ci vogliono delle ore e siamo all'interno della stessa città e come vi dicevo prima, in questo momento ci siamo spostati da Pechino a Xi'an, che è la città dove c'è l'esercito di terracotta, per farci capire, e poi andremo, insomma abbiamo altre 3 tappe e finiremo a Shanghai e poi torneremo a casa. Un po' quanto. Comunque, nel treno che mi ha portato da Pechino a Xi'an ho iniziato questo libro qua, Tangerine di Emanuela Anecum, spero di averlo, Anecoum, credo si pronunci, e me l'ha mandato Edizioni EO senza che io lo scegliessi, quindi ho semplicemente detto ok, e quindi ero un po' anche restia a iniziare la lettura perché boh, non era uno di quei titoli che avevo scelto io per me, invece ragazzi, cioè, l'ho iniziato e ho letto praticamente più di metà, sono 240 pagine, quindi più di metà è più di 120-130 pagine e pazzesco, vi giuro. Ed è stato molto bello ritornare a quel tipo di lettura in treno con calma, anche se sono dall'altra parte del mondo, ma sempre col mio Nescafè. E di cosa parla Tangerine, che credo sia già una delle letture più belle di quest'anno. Questa ragazza siciliana, padre marocchino, suo padre ha un bar che credo sia ambientato vicino Lampedusa, perché si fa riferimento ai migranti, eccetera. E questo bar è frequentato soprattutto da extracomunitari. Lei da piccola non se ne rende conto, man mano lo realizza, comincia un po' a vergognarsi, ma allo stesso tempo ha un legame fortissimo con suo padre che diventa conflittuale perché lei è la straniera, eccetera. E diventa doppiamente straniera perché lei decide di trasferirsi a Londra e lì diventa amica della sua coinquilina, che invece è la classica ragazza londinese, biondissima, ricchissima, che fa i ritiri di yoga, queste cose qua. Ed è la ricerca di un'identità praticamente tra Italia, Inghilterra e Marocco, quindi un po' questo. Mi ci ritrovo molto, è un libro itinerante che in qualche modo parla di trasferimenti, quindi parla anche di viaggi e quindi io sono molto a casa in questa cosa. E tra l'altro mi piacerebbe molto anche parlarvi del libro che ha letto Filippo, Filippo ha letto il suo libro, quello sui vulcani, che gli ha fatto schifo, però lui è molto appassionato di quel tipo di fantascienza, quindi potrebbe dire magari delle cose interessanti, se poi lo becco in giro. Perché comunque stiamo facendo, abbiamo ritmi di viaggio, lo sapevamo già, molto diversi, quindi non sempre durante la giornata ci becchiamo, però durante la sera di solito sì, quindi magari riesco a intercettarvelo. E quindi questo è un po' quanto per ora, spero di, sono un po' addormentata, ammetto. Tra l'altro ho interrotto invece, per ora, avete presente l'amore, quello di Dolly Alderton? Non tanto perché non mi stava piacendo, anzi è molto coinvolgente, molto veloce, ma perché avendocelo sul Kindle vorrei sfruttarlo per un viaggio, perché spesso sugli aerei c'è la luce spenta, quindi col Kindle si riesce a leggere, invece sul cartaceo praticamente dai fastidio cosmico accendendo la luce per tutti. Cioè io mi faccio un po' di questi problemi, Filippo per esempio no. Io mi finirò il caffè. E poi andiamo a vedere questo esercito di terracotta. Intanto, sempre grazie se mi state supportando in questa avventura. Ah no, eccolo, questo è il libro che ha finito Pasqui stamattina, Eruption di Michael Crichton, che appunto come vi dicevamo è il creatore di Jurassic Park. E questo libro non è stato finito dall'autore, ma è stato continuato da James Patterson, che è famosissimo, ma non essendo il genere di cose che io leggo non so chi sia, ovviamente no, però l'ho già sentito. E non lo so, ci siamo incrociati oggi prima nella hall dell'albergo e mi ha detto una merda, quindi sarà interessante capire perché, poi adesso lo intercettiamo. Beccato Pasqui nel lusso. Gna gna. Guarda questo bel vaso. Ora lo compriamo, lo rubiamo e poi facciamo anche una montagna di Lego a forma di muraglia cinese. Morto. C'è una bilancia lì, non capisco che è. No, forse è un wifi. Non mi peserei in questi giorni. Anche io uguale. Eruption Buongiorno. in 3 minuti. No, aspetta, tu sei abbastanza fan però di quel Del filone di genere, fantascienza un sì, po' cioè, allora, catastrofista. non è fantascienza, lo definirei più un
un fantasy di catastrofismo deviato, di gente che si diverte a vedere catastrofi o a leggere di catastrofi naturali. C'è anche un termine al riguardo, se non ricordo male, dovrebbe chiamarsi sinforofilia. Ok. Forse è un feticcio, forse sto sbagliando completamente. Però tu ce l'hai. Boh, cioè, per esempio, mi gaso quando, che so, ci sono delle forti piogge e quando c'ho un fiume, cioè, per esempio, ad Arezzo abitavo vicino a un fiume e ogni volta che ci passavo controllavo il livello delle acque e dicevo, ah, guarda, lì ha piovuto, quindi vuol dire il fiume si ingrandirà, si ingrosserà, diventerà con più acque. Quindi ogni tanto andavo lì e mi gasavo vedendo più acqua nel fiume. Insomma, e poi nei momenti in cui magari capitavano dei cicloni o dei tornadi in giro per i posti in cui andavo e vedevo le cose distrutte, tipo alberi caduti o pezzi di rami sulle strade, mi dicevo, wow! E quindi, boh, forse è una roba un po' da dovrei farmi controllare al riguardo, però non importa. Insomma, ho letto questo libro, che è dello stesso autore di Jurassic Park, è un libro postumo, non l'ha finito, ma non perché ci avesse voglia, ma perché è semplicemente morto, Rip. Che noi l'altra volta avevamo detto, chissà perché l'ha fatto continuare a James Patterson, è morto. È morto. E quindi, niente, quindi è un libro scritto a quattro mani, è un libro che parla di questo vulcano dormiente da migliaia di anni nelle Hawaii, che essenzialmente dopo un paio di terremoti gli scienziati della zona iniziano a dire, guardate che quel posticino lì non è tanto, cioè forse esplode tra qualche giorno. Ah, bene, allora tutti lì si sono messi ad allarmarsi, a dire, allora per evitare che esploda bisogna fare in modo di creare dei tunnel lavici per farlo, insomma, quindi è la storia di come questi scienziati, esercito e gente varia si ingegna per far evitare che succeda il casino. Mentre fanno queste cose scoprono, grazie a un colonnello morente in un ospedale lì vicino, che negli anni 70 avevano fatto una base militare dove contenevano essenzialmente dinosauri. Guarda, davvero? In quelle zone lì ci hanno girato Jurassic Park, ci hanno girato Lost, King Kong, insomma. No, ci tenevano delle scorie di nucleari che in realtà erano degli erbicidi, e questi erbicidi, una volta che toccavano le piante morivano, e di conseguenza se toccavano anche gli organismi viventi morivano anche loro, okay. Bruciati, arsi vivi, questa sostanza nera bruttissima. Insomma, e da qua tutto in vacca. Da qua, insomma, dicono, ok, allora c'è un vulcano che sta a esplodere e all'interno di questo vulcano c'è anche una base di scorie radioattive devastanti. Come facciamo a evitare che questa cosa distrugga il mondo? Perché essenzialmente con queste scorie radioattive nell'aria, c'era scritto nel libro che il mondo sarebbe morto nel giro di un paio di settimane. Quindi, bello, cioè tutti sarebbero morti nel giro di un paio di settimane, tutti gli esseri viventi, di vita, le piante, gli umani, gli animali, tutti. Quindi c'è questo team di esercito, scienziati, bricconi, eccetera, che si ingegnano e alla fine succede questa cosa qui, però succede a 50 pagine dalla fine del libro. Quindi te stai sono 412 pagine di libro, te stai tutto il libro ad attendere che questa cosa avvenga e avviene alla fine, quindi cioè, stai lì che dici, ok, però cioè, potevi farla accadere magari un po' prima, così magari mi sei evitato di leggermi 400 pagine di preparativi che onestamente avevano anche delle incongruenze e delle cose che non tornavano. Ma si sente che è fatto a quattro mani? Cioè, secondo me sì. Ok. Cioè ci sono cose, ci sono dettagli che non tornano, ci sono personaggi che scompaiono, che non vengono più ripresi, non si sa che... Ok. Cioè, quindi ci sono molti fili narrativi che si perdono. E quindi diciamo che è un libro che può essere una lettura estiva, può essere una lettura da spiaggia, però ecco,
se dovessi essere, cioè se lo legge uno che gli piacciono le catastrofi, gli piacciono i casini, gli piacciono i disastri, è un continuo hype, è un continuo hypare sulla cosa e poi alla fine, cioè, viene descritto anche male, secondo me. Però ecco, secondo me anche lì si ritorna al concetto del è stato scritto a quattro mani il poro Michael. Crypto. Lui è morto, quindi non poteva fare altro. Scemo io che non potevo aspettarmi nient'altro di più. Cioè, quindi alla fine Vabbè. cioè, non c'è, non bisogna avere tante aspettative quando si comprano libri del genere, secondo me. Hai altri libri per oggi? Sì, ho portato con me, visto che ci faremo un'ora di autobus verso Due bottiglie Rosoleto, d'acqua. due bottiglie d'acqua fresca e anche i baffi, Ah, grande. che sotto consiglio di Morghis l'ho preso e mi sono detto forse mi potrebbe piacere. Io di lui non ho mai letto niente, però l'ho sempre guardato con occhio molto curioso. Secondo me è un ottimo inizio, quindi Ok, quindi Eschere, a dai. reta. Nuovo giorno, nuova stanza di hotel a Chongqing. Siamo a metà di questo viaggio stranissimo. E niente, che dire, fa caldissimo, ci sono 42 gradi, però è come se il nostro corpo si fosse tipo abituato a questo clima folle, quindi abbiamo smesso di sudare, abbiamo smesso di fare schifo e siamo ufficialmente diventati come i cinesi, cioè persone che non sudano e non si capisce come facciano a mangiare piccante tutto il tempo. Comunque, questa città è la più popolosa al mondo, qualcosa come 30 milioni di abitanti o 32 milioni di abitanti, famosa per l'hotspot e non lo so, ci hanno dato anche dei consigli per fare serata perché effettivamente ci siamo mossi molto la sera e di notte, ovviamente perché fa caldissimo, quindi abbiamo preferito spostare la nostra vita in orari un po' più freschi, però non abbiamo ancora fatto effettivamente vita notturna tipo locali e quant'altro, quindi vedremo. Però questo video secondo me sta già diventando lunghissimo, quindi probabilmente lo concluderò con la fine di Tangerine. E ogni tanto mi girerò perché ci sarà il mio compagno di viaggio, Filippo Pasqui, che si aggira e in questo momento è in bagno. E Tangerine, questo esordio di questa autrice italiana che però ha vissuto a Londra e che ha messo tutta la sua esperienza dentro questo romanzo di finzione, che tanto di finzione non è. Cioè, abbiamo questo personaggio a cui muore il padre e dalla morte del padre è costretta in qualche modo a ricostruire la vita del padre, che è stato un immigrato marocchino che ha aperto un bar in Sicilia e questo bar diventa una sorta di punto di ritrovo per tutte le anime, no, itineranti nel Mediterraneo. E sebbene lei all'inizio vive questa cosa come una cosa molto affascinante, come una cosa anche molto accogliente, via via che va avanti diventa sempre più respingente a questo ambiente che chiassoso, rumoroso, è diverso, è una cosa che viene anche considerata insomma cattiva, difficile, difficile da descrivere, difficile da accettare, difficile anche molto da capire linguisticamente. Quindi lei si ritrova in questo contesto dove ha un legame pazzesco con il padre, ma allo stesso tempo non è un legame che si fonda sulla religione, mentre la sorella invece diventa musulmana, lei no, e si fonda anche sul distacco, perché lei è l'unica della famiglia che prenderà e andrà lontano. E questo distacco sarà segnante, perché sua sorella, per esempio, continuerà ad avere un rapporto quotidiano con suo padre, mentre lei no, lei sarà lontana, sia la sua sorella, sia dal bar, questo bar che si chiama appunto Tangerine, sia la sua madre, che è un personaggio un po' sopra le righe, la pazza del villaggio, no?
E tutto questo si mischia con il dolore della perdita che viene man mano sviscerato qui dentro. Questo personaggio femminile fantastico è quindi alla costante ricerca della propria identità, che per ora è un'identità tutta in negativo. Io non sono come questa cosa qui, io non sono come la mia coinquilina londinese, io non sono come mia sorella, non sono come mio padre, non sono come mia madre, ma quindi cosa sono? E quindi è un po' questo il senso di questo libro, che è veramente stato pazzesco. Non me l'aspettavo, perché non è un libro che avrei scelto io. Mi è stato mandato super gentilmente da Edizioni EO e non potevano fare di meglio, perché è stato veramente pazzesco. Tra l'altro noi siamo in un contesto in questo momento, perché siamo in Cina, e la Cina, come vi dicevo, è un paese dove non si parla inglese, pochissime persone capiscono anche solo thank you o no, cioè anche dire no diventa una parola strana, e quindi veramente siamo in una città molto respingente, in un paese in generale molto respingente, perché le scritte sono incomprensibili, chiamare un taxi è difficile, fare un pagamento è difficile, tutto è fatto in modo che non venga capito da noi, no? Quindi questa cosa ci pone abbastanza, insomma, ci avviciniamo molto, secondo me, al punto di vista di quello che potrebbe essere un immigrato, sia questa ragazza, Rita, mi sembra che si chiami, che se ne va a Londra, ma anche il padre che, appunto, da Tangeri dovrà sbarcare in Italia. E quindi è molto bello il fatto che io mi sia portata completamente a caso questo libro in questo momento, perché, secondo me, oggi più che mai veramente ho capito che cosa significa essere in un paese, magari dall'altra parte del mondo, o anche metaforicamente dall'altra parte del mondo, perché Marocco e Italia siamo vicini di casa, ma siamo veramente dall'altra parte del mondo, e non venire capiti, non venire accolti, e non capire anche dall'altra parte. Tra l'altro poi, ripeto, sono contenta di essermelo portato qua in Cina. Sarebbe stato ancora meglio portarselo in Marocco, perché ad ottobre torno in Marocco per la seconda volta. E detto questo, nel treno che ci ha portato da Xi'an, perché abbiamo scoperto che si pronuncia Xi'an, a Chongqing, che è dove siamo adesso, quindi 5 ore di treno, ho anche iniziato quest'altro libro di cui vi parlerò più avanti, spero di pronunciarlo giusto perché io non so il tedesco, Charlotte o Gneus, I confidenti, pubblicato da Iperborea. Sono più o meno a metà e quindi vi farò sapere. Per ora non l'ho ben inquadrato, mi sta piacendo perché è molto scorrevole, però a capire. Detto questo, mi sa che faremo un altro episodio di questi China Diaries, e tanto grazie mille se ci avete supportato fino qui, soprattutto perché non mi trucco da 10 giorni ed è molto bello. Sì, grazie.